Allora, Diego, la mia prima domanda è: com'è andata appunto sabato 5 novembre in Piazza San Giovanni a Roma? C'era tanta gente, ora non so i numeri, ma il raffronto è fra piazza piena, piazza semipiena e piazza vuota. Ieri mi sembrava abbastanza piena, insomma. C'era l'atmosfera, era molto buona perché ieri erano i parlamentari che stavano dietro al palco che prevedevano l'imminente caduta di Berlusconi. Però voglio dire, non è che mi aspettassi ieri Bersani chissà cosa dicesse di diverso da quello che dice tutti i giorni intervistato in TV. Tra l'altro lui è quello che più di tutti, forse nel PD, sarebbe orientato ad andare subito al voto. Se tu fai un governo di transizione, e quindi con la tua presenza molto annacquata, compromessa, un governo che poi, appunto, come dicono tutti, sarà lacrime e sangue, per cui non sarà un governo che rimarrà alla storia per essere un governo popolare, no? Cioè, Certo. nell'immaginario collettivo c'è il rischio che poi vai nel 2013 al voto con molti meno voti rispetto ad adesso. Secondo te, una volta che sarà scaduto il mandato di Bersani, appunto, chi vedresti come più viabile, diciamo, per diventare segretario del PD? Non lo so, non mi vengono in mente grandi nomi, ti potrei dire i nomi che dicono tutti, ma non per chi sarebbe meglio per me, perché veramente non riesco ad avere particolari infatuazioni per questo o quel leader. Se ce l'avessi te lo direi. E poi c'è Renzi che sta in mezzo lì a fa casino, che comunque fa casino un po' per meriti suoi, un po' perché gli si permette molto di fare casino, insomma gli si lasciano autostrade davanti da percorrere, insomma. Bastava che Bersani andasse alla Leopolda, gli battevano tutti le mani. A partire da Renzi e il clamore sarebbe stato molto diverso, insomma. Invece non c'è stato così tanto clamore per il nostro tempo di Bologna con Civati e la Serracchiani. Sì, questo è vero, perché Civati e la Serracchiani dal punto di vista della comunicazione sono meno paraculi di Renzi. Eppure poi Civati ci è andato alla Leopolda. Ha fatto bene. Devo dire che la divisione Renzi-Civati era visibile e tangibile già l'anno scorso. Perché l'Italia è l'unico paese occidentale ricco e con problemi in cui non è nato un vero movimento Occupy? Ovviamente Occupy, però ecco, uno dei motivi potrebbe essere perché io non capisco la domanda, per esempio. Ho ripreso a utilizzare Twitter dai casini di Manchester, io mi trovavo là, ho provato a riutilizzarlo e da lì devo dire che mi piace molto, lo trovo molto utile, mi diverte in questo momento e mi interessa sicuramente più di Facebook o di altre cose. Da qui a utilizzare Twitter come strumento politico finalizzato a un determinato obiettivo, non lo so, è possibile farlo, è interessante farlo, personalmente non riesco bene a capire come. La risposta è perché siamo in ritardo su tutto, ci mancherebbe che non lo fossimo su questo, ecco. Tra quest'estate e quest'autunno sei sempre stato sul pezzo, no? Praticamente a Manchester eri in mezzo alle rivolte, a Insomma, Roma eri in mezzo veramente, alle rivolte. ma sul pezzo casualmente a Manchester, perché Manchester ero in vacanza, è scoppiata questa cosa a Manchester, abbastanza strana, una cosa che tutti aspettavano, ma nessuno pensava accadesse fino a pochissime ore prima. Cominciati a sfilare questi gruppi di ragazzetti incappucciati, e all'improvviso hanno cominciato a correre tutti in tutte le direzioni perché questi hanno cominciato a sfasciare le vetrine. E poi c'è stata una giornata tutta di così, rincorse, fughe e minacce da parte della polizia che comunque non ha sparato un lacrimogeno e ne ha arrestati infinitamente di più di quanti ne siano stati arrestati a Roma. Invece a Roma non è andata proprio così, diciamo. A Roma era sicuramente più prevedibile perché erano giorni che si sapeva che sarebbe successo qualcosa, quindi se li aspettavano tutti. In più era una situazione molto più circoscritta, perché a Roma c'era una manifestazione, un corteo, quindi sapevi dove era la gente. La polizia c'era, era tanta, ma non si vedeva perché era tutta sotto nel quartiere Monti a proteggere la zona attraversata la quale potenzialmente si sarebbe potuto arrivare ai palazzi. E a un certo punto, a metà via Cavour, hanno cominciato a prendere a sassate, a martellate un negozio di Rolex e a bruciare le due macchine parcheggiate davanti. A quel punto, fossi stata la polizia, sarei entrata a via Cavour. Il risultato probabilmente sarebbe stato che il casino di San Giovanni si creava a via Cavour, però intanto non sfasciavi tutto il resto di Roma. Quindi è stata brutta perché è durata tanto, non ci si capiva più niente, così. Poi c'è stato l'incendio lì del blindato dei carabinieri, quindi sembrava quasi che avessero bisogno di una cosa dimostrativa, per cui bruci il blindato, scrivi Carlo Vive ACAB sopra, diciamo,
e per fortuna è stato quello alla fine il risultato, perché data la situazione poteva essere de peggio in tutti i sensi, da una parte e dall'altra. Non è un caso forse che ieri, e faceva pure un po' ridere, la manifestazione del PD ci fosse più sicurezza che militanza quasi. Passato il maxi emendamento e poi no, c'è stata questa storia della lettera firmata da alcuni esponenti del PDL. Il salto da un carro all'altro per una certa categoria di parlamentari è fisiologico, no? È tanto deprecabile moralmente quanto non c'è niente di che stupirsi. Per quanto riguarda invece il di fatto commissariamento dell'Italia, cosa ne pensi su? Abbiamo sempre sbagliato chi l'ha fatta a far finta di essere un corpo estraneo all'Europa, insomma, avendo una moneta unica. Prescindere dal contesto non si può, e siccome anche il contesto non può prescindere da noi, nel momento in cui noi siamo con le pezze al culo, si preoccupano. Si parla comunque di scelte impopolari, no? Che bisognerà per forza fare a un certo punto. Se questa cosa fosse affidata a boh, Mario Monti, non lo so, diciamo Mario Monti, in teoria ci potrebbe essere una credibilità superiore, un'affidabilità maggiore. L'hai visto giovedì servizio pubblico? Sì, Che te cioè ne pare? sì, facevo zapping fra servizio pubblico e Piazza Pulita. Dal punto di vista formale della sperimentazione va sicuramente presa in considerazione il tentativo, insomma, no? Questo network, reti locali, web, Sky. Io, avendo Sky, la percezione mia è di poco cambiata, nel senso che per me è un programma che è passato da Rai 3 a Sky. Dal punto di vista dei contenuti, momenti molto fighi e momenti personalmente molto pallosi. Insomma, i primi servizi di Santoro erano molto fighi. Ospiti in studio, tipo Della Valle, quella parte lì veramente di una pesantezza rara. Se starai ancora in TV oppure ti potremo seguire soltanto via web. Si dovrebbe essere vicini anche da quello che leggo. Io poi alla fine ne so poco più di voi, eh. Tante cose ho sapute pure dai giornali, anche perché insomma le vicende legate alla mia ex trasmissione sono state talmente così improvvise che hanno preso alla sprovvista anche parecchi dei protagonisti. Che sembra si vada verso qualcosa sulla 7, mi sembra che si possa dire, si dice ormai, insomma non è un mistero, anche perché poi le possibilità ne che siano tante, eh. Ho appena riacquisito tutto il materiale girato da Pisapia a ieri, quindi c'è Quindi qualche. vedremo qualcosa di tuo sul tuo canale di YouTube, per Oh, tornare non al lo so, Sub-Zero. devo vedere se mi viene qualcosa con tutta sta roba, insomma, da dargli un senso. Ovviamente il senso deve avere pure un epilogo.